mostri. Rosario Padovano apre il notiziario veneto di Telepordenone presentando il suo ospite in studio, il consigliere comunale di Portogruaro Pietro Rambuschi, il quale, nel corso del TG, ci rivelerà una curiosità legata alla sede cittadina del PDL. Piero Rambuschi, allora, dalla sede della sezione PDL di Portogruaro abbiamo notato una cosa particolare, una cosa curiosa, ma vorrei che lei ci illustrasse nel dettaglio questa iniziativa. Abbiamo letto degli annunci di lavoro, cioè offerte di lavoro che sono state appiccicate sulle vetrate della sede. Perché questa iniziativa? Da un paio di mesi a questa parte invece è cominciato a venire alcune persone che mi chiedevano la possibilità di avere un posto di lavoro. Io Ecco, come. quindi questa è una tendenza, chiedo scusa, consigliere Rambuschi, che rispecchia un po' i tempi. E ci sono delle persone che evidentemente hanno perso il lavoro oppure in qualche modo non riescono a trovarlo, che si rivolgono a voi per cercare lavoro. Questo è vero e appunto proprio questo motivo io ho sempre fatto presente che non ho nessuna possibilità io di dare del lavoro a queste persone che capisco che sono disagiate. E ho ritenuto che l'unico sistema possibile per aiutarli era quello di appunto appiccicare quel foglio di carta col quale offrivo persone che volevano lavorare, i lavori più svariati, quindi da badanti ad ore a stiratura, a dipinture e altro. E ho visto che almeno l'ultimo mese almeno un paio di persone sono riuscito, la fortuna ha fatto sì che hanno trovato questo lavoro. Ecco, però sa, io non vorrei Si oggi. tratta comunque di lavori saltuari, Sì, immagino. chi che lavora un paio d'ore al giorno, altri che invece fanno 2 ore, un giorno sì, un giorno no. Però sa, in questi momenti di crisi anche queste poche ore di lavoro settimanali aiutano Ma la queste famiglia. persone che si sono rivolte alla sede del PDL per cercare lavoro sono lavoratori italiani, stranieri, giovani, vecchi, Ma esodati? guardi, Ci io. faccia la fotografia di chi cerca il Esatto, lavoro nella sede del io le PDL? dico, ci sono italiani e ci sono soprattutto stranieri. Io ho dal Madagascar, dal Marocco, da Romania, dalla Russia, ho richieste a bizzeffe. Ecco, quindi io anzi colgo l'occasione che sono qui nella vostra emittente che è molto seguita nel portoruarese a dire alle persone se hanno necessità di aiuto per il loro lavoro quotidiano, io sono in sede comunque a disposizione a dare i numeri di telefono di queste persone che cercano di sbarcare il lunario in qualche maniera. E se non ci diamo una mano noi nei piccoli paesi? Io dico solo una cosa, mi permetta, Prego, signore. la politica deve essere al servizio del cittadino, tutto lì, basta. Ringraziamo Piero Rambuschi per questo suo intervento, questa notizia davvero curiosa, ma allo stesso tempo anche drammatica, perché se le persone che hanno perso il lavoro vanno in una sede di partito a cercarlo, vuol dire che non siamo messi bene. Al consigliere comunale Rambuschi pervengono richieste non tanto da cittadini italiani, bensì da stranieri provenienti dall'est Europa e dall'Africa. E a proposito del continente nero, già in passato Rambuschi aveva dimostrato di avere a cuore le sorti di una decina di profughi provenienti dalla Libia che avevano trovato ospitalità a Portogruaro. Attraverso un'interrogazione, il consigliere Pidiellino aveva chiesto al sindaco Bertoncello che questi giovani di colore, nel pieno delle loro forze, potessero venire utilizzati in lavori socialmente utili, considerato che per il loro sostentamento ricevevano dallo Stato 46 euro al giorno. Rambuschi era persino riuscito a farsi dare gratuitamente una decina di scope da un'azienda locale che avrebbe consegnato personalmente nelle mani di questi extracomunitari, per vederli finalmente in Piazza della Repubblica a, beh, avete capito, a fare cosa. Che dire, Rambuschi è uno di quei politici che si fa in quattro per dare lavoro, o meglio, una ramazza agli extracomunitari.